Vabbè, sono il migliore proprio. Praticamente non ti ho visto per tutta la gara. Vabbè. Cazzo, 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 la polizia. No, non ci voleva questa. Ora no. Affanculo. Ma che minchia è, va. Adios. Stavo pensando, Magnus non è mica Superman, no? Quindi dobbiamo solo fare quello che fa lui. Facciamo qualche gara, impariamo i percorsi e a quel punto saremo in sintonia, no? Ti tengo informato. Va bene. Yo, sono Manu. Se Spike Ciao, Manu. Comincia a darti sui nervi, conosco un posticino dove divertirci. Non è lontano. Baci quando hai finito le tue cose. Ci vediamo là. A dopo. Certo, sto arrivando, Manu. Ok, sapevo che ti avrei incuriosito. La passione certo. Per le derapate non ti lascerà. Fanculo, macchina di merda. Dai, Robin, Manu è l'uomo più buono del mondo. Può darsi, ma è anche il più maschilista. Capito, bella. Ma ha ragione Eren. Manu viene da un mondo diverso dal tuo. E in un certo senso, beh, cazzo. L'ha compensato. Meglio che qualcuno lo scompensi, allora. Dici cose poco carine. Ci penso io. Ma ricorda che è importante il cuore dietro le parole, non le parole in sé. Ora devo andare. Ci vediamo all'officina, ok? A dopo. Senti, Rob, Spy sta arrivando e ha qualcosa per me. Vuoi passare anche tu? Non cascarti, Amy. Vorrà farti dare un'occhiata alla centralina da quattro soldi che ha installato. Tranquilla, sarà l'attesa più lunga della sua vita. Ok, io vado. A dopo. Spike e Robin, wow, beh, è un balletto che imparerai a conoscere. Comunque, ho un po' di roba da fare, quindi ci vediamo all'officina un'altra volta, ok? Ciao. Vabbè, come dite voi. Io intanto stavo per vincere la gara, ma porca troia. Fanculo Gabriel, fanculo. Aspetta, non ho capito. Fanculo, polizia del cazzo. Che cazzo, dove sei uscito? Ehi, amico, volevo mostrarti un percorso, ma a quanto pare potrei fare tardi. 2 Edward 24, devo fare un controllo, pazzo. Roger 24. Già, farò tardi. Quest'auto è tua? Sì. Patente e libretto.
Ho dovuto accostare. Ehi, attacca il telefono. Agente, non mi ero accorto di andare così veloce. Perché non stavi guardando il tachimetro? Patente e libretto, non te lo chiederò di nuovo. Ok, mi sa che ho beccato un idiota. Ti devo lasciare. Esci dall'auto, subito. Oh, ok. Ecco la mia patente. 2 Edward 24, 1199. Roger, salita in zona? Fammi vedere le mani. Ehi, no, calma, fuori no. Fuori dall'auto. Che Wesley si è cacciato adesso, eh? Cazzo. Sono pronto a fare questo percorso. Non ti deluderò. Pure la polizia se ci mette. Ma costo cazzo che accosto. Cos'hai in testa? Noccioline. Peccato, c'ero quasi. Ehi, sparisco per un po'. Credo che andrò al garage o da qualche altra parte. Ho troppa polizia addosso. Anche io. Tardi. Ciao. Mi sa che entro anche io al garage. Mi conviene. Ma questi come cazzo fanno a essere così veloci? Ok. Banzi, niente male. Sì, scommetto che ti ci è voluto un sacco di tempo per farlo. Ehi. Hey. Ho pensato che ti servisse ispirazione. Ehi. Oh, come va, T? Gara di fantasia, Nakai-san contro Magnus Walker. Chi vince? Ma dai, che domanda insulsa. Così mi deludi, ragazzo. No, vi do io la risposta giusta. Io scelgo Nakai-san tutta la vita. A meno che Magnus non guidi una RVB e l'universo non imploda. Ah, stai imparando. Beh, spero solo un giorno di poter creare qualcosa all'altezza di Nakai-san. Cosa ti ho detto? Che il nostro unico limite è l'immaginazione. A proposito di limiti, pensavo a cosa ci vorrebbe per ottenere il massimo in un tuning radicale. E sto parlando di potenze estreme, amico. Semplice. Un mucchio di soldi e un sacco di lavoro, ecco cosa. Voglio dire che il rischio è quello di adagiarsi. Non siamo arrivati fin qui solo per smettere di osare. Pensateci bene. La reputazione che ti fa avere i soldi per un'auto così è una cosa che richiede dedizione. Scusa, amico.
ho rovinato tutto. Già. Quello non sta bene. Direi di no. Possiamo anche migliorare l'auto.